questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questa maxi maglia che io ho deciso di chiamare maxi maglia natura. Per quanto riguarda il filato, ho utilizzato un filato della DMC che si chiama appunto Natura Medium. È un filato un po' spesso, infatti si lavora col 4, col 5, col 5 e mezzo. Io ho lavorato nello specifico con uncinetto del 5 e mezzo e del 5 ed è questo gomitolo da 50 grammi. Io ho lavorato il colore fucsia, ma ce ne sono anche altri colori disponibili sul mio sito Filati Elsa, di cui vi lascio il link sempre in descrizione. E tra tanti colori vi voglio far vedere due colori molto alla moda quest'estate, ossia il grigio perla e questo verde, che è un verde acqua, quindi un verde molto tenue e che si abbina moltissimo a qualsiasi tipo di altro colore con cui voi vogliate abbinarlo, quindi come il fucsia e come il grigio sono dei colori veramente che si abbinano con tutto. Per realizzare questa maxi maglia, che io ho fatto molto larga per poterla indossare sopra a dei top, sopra dei vestiti e soprattutto per indossarla in quelle giornate estive dove c'è più umidità dovuta alla pioggia, oppure se si è in montagna o in collina dove c'è comunque più vento, fa più fresco rispetto a qui abita, a chi va al mare, ho deciso appunto di fare questa maxi maglia. Per poterla realizzare io ho utilizzato 400 grammi, lavorando come vi ho detto con l'uncinetto del 5 e mezzo e l'uncinetto del numero 5. Per una taglia M vi occorrono 500 grammi, per una taglia L ve ne occorrono 600. Inoltre, per qualsiasi taglia voi siate, se volete fare le maniche lunghe, dovete aumentare di altri 100 grammi. Per quanto riguarda la lavorazione, essendo questa una maglia larga e come potete vedere lateralmente ci sono questi spacchi, io ho realizzato due pannelli, uno avanti e uno indietro, dove ho realizzato questo motivo un po' geometrico che si va a realizzare ripetendo sempre un giro molto semplice, quindi niente di complicato, può sembrarlo ma non è. Quindi si va a fare due pannelli, uno dietro e uno avanti, dove si monta lo stesso numero di catenelle e si fanno lo stesso numero di giri per arrivare all'altezza desiderata. Io l'ho fatta abbastanza lunga, ma in realtà potete farla anche più lunga, quindi trasformando questo maxi maglia addirittura in un copricostume. Una volta fatto questi due pannelli si vanno a cucire all'altezza delle spalle e lungo i fianchi per poter dar vita agli scalfi e agli spacchi laterali. Per quanto riguarda le maniche, sono andata a lavorare con l'uncinetto del numero 5 e una volta fatto dei giri sono andata a fare anche delle diminuzioni per rendere la manica più stretta e per fare lo stesso motivo che abbiamo fatto per i pannelli, da un giro se ne passa in due a farne due. Questo perché la lavorazione passa dai giri di andata e ritorno a giri di tutto tondo. Una volta fatte anche le maniche, sono andata a rifinire il collo riprendendo lo stesso motivo ma lavorando con l'uncinetto il numero 5 e ho fatto un giro intorno tutto allo scollo per stringerlo un po'. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla e se così poi mi raccomando mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinetando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare Sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. Vi ricordo inoltre che potete contattarmi sempre tramite i social o tramite email per potervi fare qualche ricreazione direttamente da me tra quelle che io vi propongo nei miei video tutorial. Detto ciò, noi ci vediamo al prossimo video. Per realizzare la nostra maxi maglia io ho deciso di utilizzare il filato della DMC Lilia Natura Cotton Medium. Il colore che utilizzerò io è questo bellissimo color fucsia, che è il numero, ve lo dico subito, 444. Però ci sono anche altri colori che vi voglio mostrare. Questo verde che è bellissimo e lo trovo veramente molto bello, e anche questo grigio che è un grigio perla. Allora, però io lavorerò con l'uncinetto del numero 5 e mezzo. Andremo a lavorare due pannelli, uno avanti indietro. Io nei due pannelli monterò 52 catenelle, mentre qui ne ho montate 20. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 4. Non ci sono catenelle in più da aggiungere, sapete, solitamente quando si lavora a pannelli c'è che ne so, 8 più 1, 10 più 3 per avere l'inizio uguale alla fine, ma qui per avere l'inizio uguale alla fine si devono andare a mettere 4 catenelle e quindi è sempre un multiplo di 4. Quindi per questo io nel pezzo iniziale monterò 52 catenelle sia per il pezzo avanti che per il pezzo dietro, mentre qui ho montato 20 catenelle e come vi ho detto lavorerò con l'uncinetto numero 5,5. Mi raccomando, se non volete che le catenelle stringano andate a montare
con l'uncinetto il numero 6, e per montare le catenelle che vi occorrono dovete misurare la vostra circonferenza, farla a dei fianchi o del seno a seconda di cosa avete più grande, dividerla per due, appunto per dividere la parte dietro dalla parte avanti, e aumentare entrambe le parti di circa 5 cm. Infatti io la mia maglia, invece di essere io sono una circonferenza di 82 cm, quindi davanti dovrei avere 41 cm. Io sono andata a montare circa 47 centimetri, proprio per avere la maglia maxi larga, quindi non stretta ma larga, e quindi ho aumentato di 5 centimetri. Detto ciò, possiamo andare a fare il nostro giro e andiamo a realizzare 2 catenelle che sono sta prima maglia alta. Salto 2 delle catenelle di base, entro nella terza e vado a fare 2 maglie alte non chiuse, quindi una. Prendo il filo, rientro e vado a fare un'altra maglia alta. Chiudo le due maglie alte insieme. Vado a fare 2 catenelle di separazione, una e due. Prendo vado diretta di nuovo nella stessa archetto di base e vado a fare una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo, salto 3 catenelle, ricomincio da capo. Quindi entro nella quarta e vado a fare 2 maglie alte non chiuse. Una, prendo il filo, rientro, un'altra maglia alta non chiusa, chiudo le due maglie alte insieme, 2 catenelle, 1 e 2, rientro nell'archetto, nella catenella di base, vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle di separazione, 1 e 2, salto 3 catenelle, ricomincio da capo, quindi entro nella quarta e di nuovo da fare 2 maglie alte non chiuse, una e rientro 2. Chiudo le due maglie alte insieme, 2 catenelle, 1 e 2, rientro dentro la catenella e vado a fare una maglia bassa. 2 catenelle di separazione, 1 e 2, e ricomincio da capo. Devo andare a fare questo per tutto il giro. Terminato il giro vi farò vedere come continuare. E quindi una volta che stiamo per terminare il giro, facciamo sempre i nostri 2 catenelle, salto una catenella di base, entro nell'ultima e vado a fare una maglia alta. Quindi abbiamo terminato il nostro giro, giriamo la lavorazione, andiamo a fare di nuovo il nostro stesso giro, solo che questo è quello che andremo sempre a ripetere perché abbiamo la base diversa rispetto alle catenelle, quindi è solo un giro che va sempre ripetuto. E andiamo a fare quindi le nostre 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Prima ne ho fatte soltanto 2 perché ne abbiamo saltate 2 di base e la prima che saltavamo era la terza che ci serviva appunto per avere la maglia alta. Quindi andiamo a fare le nostre 3 catenelle, entriamo nell'archetto di 2 catenelle che separa la maglia bassa dalle 2 maglie alte chiuse insieme e andiamo a fare di nuovo le nostre 2 maglie alte non chiuse. Una e rientro 2. Chiudo le 2 maglie alte insieme. 2 catenelle, 1. 2, rientro dentro l'archetto e vado a fare una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo e ricomincio da capo. Quindi vado direttamente nell'archetto di 2 catenelle che mi separa la maglia bassa dalle 2 maglie alte chiuse insieme e andiamo a fare 2 maglie alte non chiuse. Una e rientro 2. 2 e chiudo le 2 maglie alte insieme, 2 catenelle, rientro dentro e vado a fare una maglia bassa. 2 catenelle di separazione, si ricomincia da capo, andando a fare sempre 2 maglie alte non chiuse, chiudo insieme, 2 catenelle, rientro maglia bassa, 2 catenelle di separazione, andiamo a fare insieme un'ultima volta, quindi entriamo sempre nell'archetto di separazione tra la maglia bassa e le 2 maglie alte chiuse insieme e facciamo 2 maglie alte chiuse insieme, 2 catenelle, rientriamo maglia bassa, 2 catenelle di separazione, entriamo nella catenella che qui aveva la mia prima maglia alta e andiamo a fare una maglia alta. Quindi questo è il giro che andremo sempre a ripetere, vedete la lavorazione verrà un po' forata, faremo 2 pannelli, uno avanti e uno indietro, e io naturalmente vi dirò quanti giri ho fatto per entrambi i pannelli, potete fare anche un pannello più lungo rispetto all'altro se dietro volete che sia più lungo, però io invece li farò uguali, quindi vi dirò quanti giri ho fatto e poi come continuare a lavorare la vostra maxi maglia.
Ho terminato il mio primo pannello, ho ripetuto il giro per 37 volte e adesso andrò a rifare lo stesso pannello, quindi monterò lo stesso numero di catenelle e andrò a fare lo stesso numero di giri. Ok, ho terminato anche il secondo pannello, come vi ho detto ho fatto lo stesso numero di giri e lo stesso numero di catenelle, adesso andrò a cucire le spalle, però cucirò soltanto i primi due motivi sia a destra che a sinistra e poi cucirò lateralmente, però la cucitura non partirà dal basso, cioè proprio da qui, ma partirà, lascerò almeno 6 giri liberi, quindi 1, 2, 3, 4, 5, anzi 5 giri liberi e dal sesto giro inizierò a cucire fino ad arrivare dove devo fare lo scalfo per le maniche. Io lascerò qui almeno 15 centimetri per una taglia M, lasciate liberi almeno 17 centimetri per una taglia L, lasciate almeno liberi sui 19-20 centimetri. Quindi ripeto, io adesso cucirò le spalle soltanto per due motivi, dall'esterno verso l'interno, e cucirò lateralmente la maglia, però lasciando 5 motivi liberi in modo da avere lo spacco sotto, e andrò a cucire lasciandomi però qui almeno un 15 giri di giro manica. Allora, ho terminato di cucire e alla fine ho lasciato 10 giri scoperti sia avanti che dietro. Lavorerò, farò la manica, farò una mezza manica, quindi non una mano lunga, una manica lunga, e andrò a lavorare con l'uncinetto del numero 5 perché non la voglio neanche troppo larga. Ero partita dall'idea di avere una manica larga, però poi, visto che il filato comunque è un po' doppio, ho preferito farla un po' più stretta. Quindi andiamo a lavorare sempre lo stesso giro, però cambieranno, vedrete, non sarà più un giro solo ma saranno due giri e la lavorazione sarà la stessa ma sarà fatta in tondo. Quindi con l'uncinetto del numero 5 mi vado a mettere sotto dove ho la cucitura avanti e dietro per unire l'avanti e indietro e vado a fare 2 catenelle che sono la mia prima maglia alta non chiusa, rientro dentro e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa, chiudo le due maglie alte, 2 catenelle, 1, 2, rientro dentro e vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle di separazione, 1, 2, prendo il filo, vado qui, quindi salto l'unione qua, vado in questo foro piccolo che mi unisce le maglie qui e di nuovo vado a fare 2 maglie alte non chiuse, una e rientro 2, chiudo le due maglie alte insieme, 2 catenelle, rientro e vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle di separazione, 1 e 2, salto un foro piccolo, entro nel successivo, quindi vedete salto, entro nel successivo e di nuovo vado a fare 2 maglie alte non chiuse, 1 e 2 e le chiudo insieme, 2 catenelle, rientro e vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle di separazione e di nuovo salto un foro, entro nel successivo e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il giro, vi farò vedere come terminare e come fare poi il secondo. Sto terminando il giro, quindi vedete, sto terminando il giro, vado dove ho le due maglie alte chiuse insieme e vado a fare una maglia bassissima. Secondo giro, con una maglia bassissima mi porto nell'archetto di 2 catenelle e vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle di separazione, prendo il filo, rientro e vado a fare 2 maglie alte non chiuse, quindi una e rientro 2, 2 catenelle, 1 e 2, vado di nuovo nell'archetto di 2 catenelle che mi separa le due maglie alte chiuse insieme la maglia bassa e realizzo una maglia bassa, 2 catenelle, rientro 2 maglie alte non chiuse, una e rientro 2, chiudo le due maglie alte, 2 catenelle di separazione e si ricomincia. Andiamo nell'archetto di 2 catenelle che mi separa le due maglie alte chiuse insieme la maglia bassa e vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle, prendo il filo, entro e vado a fare 2 maglie alte non chiuse, una e rientro 2, chiudo le due maglie, vado a fare 2 catenelle e ricomincio. Devo fare questo quindi per tutto il mio secondo giro. Sto per terminare il secondo giro, vado dove ho la maglia bassa e faccio una maglia bassissima e si riprende il primo giro, quindi con una maglia bassissima ci portiamo nell'archetto di 2 catenelle e poi facciamo 2 catenelle che sono sta prima maglia alta non chiusa, rientriamo e facciamo un'altra maglia alta non chiusa, chiudiamo le due maglie alte,
2 catenelle, rientro dentro l'archetto e vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle e si ricomincia da capo. Io farò sempre questi due giri, vi dirò quanto li farò e se farò delle diminuzioni. Per fare delle diminuzioni qui nelle due catenelle di separazione che ci separa da un motivo all'altro, invece 2 catenelle ne facciamo solo una, così la lavorazione si stringe se dobbiamo stringere la maglia, la manica. Se invece dovete allargarla, invece di 2 catenelle ne andate a fare 3, in modo tale, come vi ho detto, che così la lavorazione si stringe o si allarga. Io comunque vado a fare i giri, vi farò sapere quanti giri totali ho fatto e se ho fatto la diminuzione, a quale giro l'ho fatto e quanti giri con diminuzione ho fatto. Ho terminato la manica e ho fatto 6 giri normali e gli ultimi 10 giri invece, come vi ho detto, sono andata a diminuire le 2 catenelle di separazione andando a farne solo una in modo da stringere un po' la lavorazione e ho fatto un totale di giri con diminuzione, ho fatto un totale di 10 giri, quindi tutta la manica che mi arriva all'altezza del gomito sono 16 giri, 6 normali e 10 con una catenella sola di separazione. Adesso posso andare a fare anche la seconda manica. Ho terminato entrambe le maniche, adesso rifinisco il collo andando a fare sempre lo stesso giro, però lavorerò con l'uncinetto il numero 5, quindi mi aggancerò qui dove ho lateralmente dove ho cucito e andrò a fare sempre il solito giro, quindi sempre andremo a fare la maglia bassa e le due maglie alte, perché vedete dobbiamo lavorare in tondo, quindi io non lavorerò, devo andare dall'altra parte, quindi mi aggancio con il filo. Questo serve solo per rifinire un po' la lavorazione e vado a fare, visto che sto facendo in questa volta la lavorazione in tondo, una maglia bassa, 2 catenelle e rientro e vado a fare le mie due maglie alte non chiuse, una e due, le chiudo insieme, 2 catenelle, vado dalla parte successiva, nel motivo successivo, di nuovo maglia bassa, 2 catenelle, rientro, due maglie alte non chiuse che chiudo insieme, 2 catenelle e continuo così. Sto facendo questo per rifinire un po' il collo e stringerlo un po', perché mi sono accorta che è un po' troppo largo e quindi sto lavorando per questo col 5, però potete lavorare tranquillamente col 5 e mezzo se dovete solo rifinire. Farò questo giro in tondo e poi la mia maglia sarà terminata.